Vietato agli elefanti. Il problema di avere un elefantino come animale domestico è che stare con gli altri non è per niente facile. Nessuno ha un elefante. Ogni giorno porto il mio elefante a fare una passeggiata. È un cucciolo molto premuroso, ma ha paura delle fessure nel marciapiede. Allora torno indietro ad aiutarlo. È ciò che fa un amico, ti solleva quando sei in difficoltà. Oggi porterò il mio elefantino al club degli amici animali. Ci andranno tutti. Dai, vieni qui. Quel tipo sembra simpatico. Ho dovuto trasportarlo fino all'ingresso. Andrà tutto bene, vedrai. Ma quando ho alzato gli occhi, ho visto il cartello sulla porta. Vietato agli elefanti. Il mio elefantino mi ha portato via, lungo il marciapiede, senza far caso alle fessure. È ciò che fa un amico, supera le sue paure per venire in tuo aiuto. Hai provato anche tu ad andare al club degli amici animali? Mi ha chiesto una bambina. Sì, ho risposto, ma gli elefanti non possono entrare. Il cartello non vietava l'ingresso alle puzzole, ma nessuno ha voluto giocare con noi, ha detto. Non capiscono niente, ho esclamato. Annusa, non puzza mica, ha aggiunto lei. È vero, non puzza, ho confermato. Perché non fondiamo un club tutto nostro? Andiamo, ho detto, assicurandomi che il mio elefantino mi seguisse. È ciò che fa un amico, non si dimentica mai di te. Possiamo giocare là, ha detto uno dei nostri nuovi amici. Tutti insieme. Così abbiamo sistemato il nostro cartello. Tutti sono i benvenuti. Il mio elefantino vi dirà come trovarci se vorrete venire. Vi accoglieremo a braccia aperte, perché è ciò che fanno gli amici. Di qualunque forma o dimensione, un cucciolo è sempre il benvenuto, proprio come un amico. Un garbato invito all'inclusione e all'aiuto reciproco. Un libro che va ben oltre la semplice storia di amicizia.